Sì, potevamo sicuramente far di più, soprattutto è mancata forse un po' di precisione nei passaggi, nella conclusione, però alla fine ce la siamo cavata, dai. Sì, il loro portiere è stato molto bravo in alcune occasioni e sì, nel primo tempo hanno tenuto molto bene, poi si vedeva che comunque nel secondo accusavano un po' di stanchezza. E siamo riusciti anche a fare qualche occasione in più, che abbiamo sfruttato bene alla fine. Le occasioni sono arrivate, nel primo tempo potevamo sfruttarne di più, a mio parere, però siamo state brave e ciniche nel secondo tempo, anche verso la fine, che i minuti si fanno sentire e siamo state brave comunque a farci trovare pronti in area e quindi segnare quei gol che forse nel primo tempo non abbiamo concluso, appunto. Sì, a questo punto non dobbiamo più guardare l'avversario, dobbiamo pensare che ogni squadra va affrontata alla stessa maniera, che sia una squadra di classifica più alta o più bassa, comunque l'approccio deve essere sempre quello, quindi facile o non facile, e poi il campo che parla, quindi dobbiamo sempre scendere in campo con la giusta motivazione e concentrazione. Sì, abbiamo avuto dei momenti, no? Abbiamo perso delle partite anche per nostri errori. Ovviamente il Bologna ormai è in corsa solitaria e forse penso che il Merano potrà magari dargli filo da torcere. Noi puntiamo alla posizione massima possibile che possiamo ottenere con i punti e per ora il nostro obiettivo comunque è arrivare più alto possibile. Ci proviamo sempre e domenica è andata male, oggi bene. Speriamo di riuscire a continuare a prendere punti e vediamo come andrà. Guardiamo più la classifica quando andiamo alla partita perché comunque anche oggi l'Orvieto si è dimostrata una squadra molto ostica e comunque la classifica non fa vedere magari le qualità che ha una squadra, quindi noi andiamo ogni partita senza guardare quanti punti hanno, se sono sotto o sopra di noi, ma cerchiamo di concretizzare quello che lavoriamo in settimana. E sì, ovviamente i 3 punti danno un po' di leggerezza, un po' di tranquillità in più e adesso festeggiamo e poi da martedì si riparte perché domenica è dura. Sì, sicuramente loro sono tecnicamente e atleticamente preparate, hanno corso tantissimo, noi abbiamo cercato più possibile di tenere su un campo anche abbastanza pesante, quindi anche faticoso per 90 minuti. Abbiamo fatto il possibile, poi è normale che una squadra preparata in questo modo prima o poi ci può stare che abbia la meglio, noi abbiamo cercato di fare il massimo. Creiamo, ma non concretizziamo mai abbastanza per fare risultato, i gol che facciamo sono pochi.